debole segnale di eco sia la rivelazione del bersaglio che lo ha prodotto. Questa è in effetti la funzione primaria del radar. Le questioni fondamentali connesse con l'apparato radar sommariamente descritto sono pertanto due. La prima è la seguente domanda, è presente un bersaglio? La seconda è l'altra domanda, se un bersaglio è presente, qual è la sua posizione? La funzione relativa alla soluzione della prima questione è detta funzione di scoperta, mentre quella relativa alla soluzione della seconda, funzione di inseguimento, che in inglese si dice anche funzione di tracking. Il radar è un sensore attivo in quanto produce da se stesso, tramite il trasmettitore, l'energia che gli serve per determinare la presenza dei bersagli, al contrario dei sensori passivi che hanno bisogno di una sorgente di energia esterna per funzionare. Questa è una caratteristica peculiare del radar che lo rende utilizzabile in ogni circostanza. Come esempio di sensore passivo si pensi agli occhi umani che hanno bisogno di una sorgente di luce esterna, come la luce solare o una luce artificiale per vedere. Esistono in natura animali che usano sensori attivi per vedere, sono i pipistrelli che di notte emettono ultrasuoni il cui eco da eventuali bersagli come insetti viene captato dalle orecchie, consentendo così al pipistrello di individuare le prede o di evitare gli ostacoli. Ormai il radar è entrato nella nostra vita quotidiana ed è presente in, gran numero, in, un, in un gran numero di applicazioni pratiche. Si citano solo a titolo di esempio le seguenti. Grandi e complessi sistemi radar sono presenti negli aeroporti di tutto il mondo e si può affermare che senza il radar non sarebbero possibili i trasporti aerei come oggi li conosciamo. Il radar è sempre più presente come ausilio alla navigazione marittima, nei porti per evitare collisioni fra navi e lungo la costa per monitorare il traffico marittimo. Le previsioni meteorologiche sono in gran parte basate sui dati rivelati dai radar. Sulle automobili è ormai di serie il radar per aiutare la guida di notte o in condizioni di nebbia o forte pioggia. Il radar è usato dalla polizia per determinare la velocità delle macchine, autovelox che conosciamo tutti. Molti apparati anti-intrusione in luoghi da proteggere sono basati sul radar. Queste sono alcune delle applicazioni, come ho detto, ce ne sono anche molto altre, forse queste sono le più, le più eh, note, le più conosciute. Ecco, per arrivare però a questa macchina così complessa come è il radar eh, ci sono voluti eh, decenni di studi e di sperimentazione. Io volevo qui ricordare gli inizi del radar perché è proprio eh, in questi inizi che la figura del professor Ugo Tiberio è emersa a livello nazionale e mondiale. Eh, lo chiamerò professor Ugo Tiberio perché eh, in effetti è stato il fondatore e direttore dell'Istituto di Elettronica dell'Università di Pisa dove io ho studiato proprio con eh, il professor Ugo Tiberio. Sebbene lo sviluppo e la messa a punto di apparati radar siano stati dovuti quasi esclusivamente alle necessità imposte dalla Seconda Guerra Mondiale, il principio di base della rivelazione di oggetti metallici, come ho descritto precedentemente, eh, è vecchio almeno quanto l'elettromagnetismo. A questo proposito va segnalato che nel 1903, quindi subito dopo i primi esperimenti eh, del, di Guglielmo Marconi, un ingegnere tedesco di nome Urs Meyer fece esperimenti sulla rivelazione di onde elettromagnetiche riflesse da navi e nel 1904 ottenne un brevetto in molti paesi per un rivelatore di ostacoli e un apparecchio per la navigazione marittima. L'idea di Meyer non ebbe alcun seguito, soprattutto a causa della povertà tecnologica dell'epoca. Il primo che vide lucidamente le possibilità offerte dalle onde elettromagnetiche come mezzo di rivelazione di bersagli fu Guglielmo Marconi, un italiano, che ebbe a dire nel 1922, in un celebre discorso tenuto presso l'Institute of Radio Engineers negli Stati Uniti, queste parole, direi profetiche. Come venne per la prima volta mostrato da Hertz, le onde elettromagnetiche possono essere completamente riflesse dai corpi conduttori, in alcune delle mie esperienze ho rilevato effetti di riflessione e di rivelazione di tali onde da parte di oggetti metallici a distanza di miglia. Io ritengo che dovrebbe essere possibile progettare apparati per mezzo dei quali una nave possa irradiare un fascio di tali onde in una direzione voluta, le quali onde, ove incontri un oggetto metallico, quale un'altra nave, Siano riflesse su un ricevitore schermato rispetto al trasmettitore della nave trasmittente, e quindi immediatamente diano la presenza ed il rilevamento dell'altra nave nella nebbia o nel cattivo tempo. Nonostante queste parole di Marconi, si dovette aspettare almeno un decennio prima che fossero affrontati in modo sistematico studi per realizzare l'apparato da lui descritto, ed almeno 15 anni prima che tali apparati funzionassero in modo soddisfacente. Bisogna dire che la prima applicazione della teoria di impulsi nella misura della distanza si è avuta nelle esperienze di Braith e Tuve, due inglesi, che nel 1925 determinarono l'altezza della ionosfera, mentre soltanto agli inizi degli anni 30 si hanno le prime rivelazioni di oggetti, molto spesso soltanto casuali. Bene, in Italia che cosa, che cosa è successo? In Italia non si ebbero i risultati clamorosi degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, soprattutto a causa della miopia dei nostri governanti dell'epoca e non tanto perché in Italia non era avviata una ricerca in campo radar. Nel 1933 Guglielmo Marconi, in un'esperienza fatta alla presenza delle autorità militari italiane, dimostrò la possibilità di rivelare ostacoli mediante la riflessione di onde elettromagnetiche. A seguito dell'esperienza di Marconi, nel 1935 venne presentato un rapporto al Comitato Interministeriale per i Servizi Militari Elettrici che sintetizzava una ricerca condotta dal professor Ugo Tiberio, inteso a chiarire se e in quale modo gli apparati per il sondaggio ionosferico potessero adattarsi alla rivelazione di aerei e di navi a grande distanza. In detto rapporto erano contenute la teoria elementare della portata radar e gli schemi e i dati fondamentali dei due apparati, uno ad onda continua ed uno ad impulsi, come ci ha ricordato poco fa il professor Calamino. Purtroppo i responsabili militari non accolsero la richiesta di finanziamento con mezzi e uomini adeguati al progetto. In pratica, fino al 1940, l'unica persona che si occupa del problema fu il professor Ugo Tiberio. Negli anni immediatamente seguenti, il 1935, le prove e i primi prototipi vennero messi a punto al RIEC, Regio Istituto Elettrotecnico e delle Comunicazioni, oggi, che oggi si chiama Istituto Vallauri, e in un, per, un tempo intermedio. Si è chiamato anche Maritele Radar, che si trovava a Livorno. Il prototipo di radar ad impulsi realizzato venne chiamato da, dal professor Tiberio Gufo. Fu comunque soltanto nel 1941, dopo il disastro subito nella battaglia navale di Capo Matapan, che venne affidato alla ditta Safar di Milano la commessa di perfezionare e costruire una prima serie di apparati ad impulsi. Purtroppo la mancanza di un'industria nazionale elettronica e di personale tecnico adeguatamente preparato non permise di ottenere i risultati che si sarebbero potuti potenzialmente raggiungere. Subito dopo la guerra si ebbe la nascita di aziende in Italia che si specializzarono nella progettazione e nella costruzione di ottimi apparati radar che diventarono competitivi a livello mondiale. Nel 1951 nasce a Roma MicroLambda, un'azienda partecipata da FIM Meccanica e Raytheon. Raytheon era un'azienda americana attiva nella costruzione di radar negli Stati Uniti. Nel 1960, dalla fusione di Microlanda e Sindel, nasce Selenia Spa, che per lungo tempo è stata la maggiore industria italiana nello sviluppo e costruzione di radar, famosa a livello mondiale. La Selenia ha più volte cambiato la sua ragione sociale ed oggi si chiama Selex Sistemi Integrati, ma è ancora in fase di ristrutturazione. A Firenze era presente anche la SMA un'azienda il cui nome significa segnalamento marittimo ed aereo, un'azienda fondata nel 1943 che si impegnò fra le altre attività anche nella costruzione di antenne per radar e di apparati radar di tipo navale. Nel 1994 è stata inglobata dalla Galileo, altra azienda fiorentina, passando così sotto il controllo di FIM Meccanica. A Milano era attiva fin dal 1941 una società chiamata FIAR. Specializzata nella costruzione di apparati radio ed elettronici, nel 1961 iniziò la produzione di apparati radar per applicazioni aeronautiche e navali. Anche la produzione radar di Fiat è stata successivamente inglobata da Galileo, diventando quindi Meccanica. Infine a Roma operava in quei tempi anche un'altra ditta, la società Contravese, che era una società capitale svizzero, specializzata in particolare nei radar del tiro con le corrispondenti centrali, per uso prevalentemente terrestre. Oggi la ditta è stata acquistata dalla multinazionale tedesca Rheinmetall, ma continua la sua produzione originaria a Roma. Vi sono oggi molte altre piccole e medie aziende italiane che sono impegnate nello sviluppo di apparati radar per applicazioni specifiche. Tra queste si cita per esempio IDS Spa a Pisa, Eldes SRL a Firenze, specializzate in radar meteorologici, la Gemma San Benedetto del Tronto. Naturalmente vi sono anche molte altre realtà che sono più piccole, che ora non c'è il tempo di eh, elencare. Grazie. Il professor Leonardo Masotti eh, è stato ordinario di elettronica presso l'Università degli Studi di Firenze, tra le sue varie mansioni cariche è stato anche direttore del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni. E qui eh, diciamo per rendere la testimonianza in qualità di allievo del professor Nello Carrara. Accanto a lui il dottor Franco Samoggia che nella sua lunga attività di lavoro è stato amministratore delegato dell'ASMA, eh, segnalamento marittimo aereo. E il dottor Samoggia, anche autore di un libro dedicato a Nello Carrara, nella sua lunga attività ha avuto modo di conoscere a fondo questo scienziato e quindi a entrambi chiediamo di eh, parlare di questa loro eh, conoscenza con Nello Carrara. Ecco, per sviluppare al meglio il ruolo che ci è stato affidato di parlare del professor Carrara, tratteggeremo un momento la sua vita in alcuni brevi flash, eh, iniziando dalla sua attività eh, alla Scuola Normale di Pisa insieme a Fermi e a Rasetti. Tutti e tre studiavano gli stessi argomenti e cominciarono a studiare le onde elettromagnetiche. Successivamente. Il suo passaggio a insegnare in accademia, eh, fisica, e il felice incontro uh, al centro, allora chiamato Istituto Vallauri, mi pare, poi Riec, eh, Regio Istituto di, di, sulle comunicazioni, mi pare delle comunicazioni, e mh, successivamente questo incontro felice. Come capita a volte quando si devono fare delle nuove scoperte, o invenzioni o applicazioni, incontro felice con l'ingegner Tiberio. E quindi lo sviluppo di quello che per il radar è un po' il cuore: ossia l'oscillatore a microonde che eh, consente di trasmettere eh, eh, onde molto piccole, come occorrono al radar. Ecco, questo credo che sia un po' il programma che ci facciamo. Appunto, io credo di poterlo vedere un po' di più come, sotto l'aspetto dell'uomo legato all'industria, Carrara era nato forse più ingegnere che fisico e fin dall'inizio ho sempre pensato che bellissimo è fare delle ricerche, bellissimo è fare delle scoperte, ma bellissimo ancora di più è realizzare quello che uno ha realizzato. E qui mi fermerei, cominciando a parlare un pochino invece dell'università. Eh? Sì. Il professor Carrara, io l'ho conosciuto perché avevo prima frequentato il suo istituto delle microonde. Carrara tra l'altro è noto nel mondo tra le altre cose, scusate, anche perché ha inventato la parola microwaves che tradotto significa microonde. Lui mentre era insegnante all'accademia e anche ricercatore in quell'istituto, Marita Erada, al quale tra l'altro anch'io ho dato un contributo lavorando come... Uh, ufficiale di marina, servizio di complemento, lui ebbe l'incarico, assieme a Tiberio, di realizzare questo aggeggio, scusate se lo chiamo così un po' alla toscana, il radar. Il radar che per farcelo capire, nella comune nostra esperienza, esistono gli ecografi che servono per guardare l'interno del corpo umano con gli ultrasoni, con onde meccaniche, mentre il radar si basava su onde elettromagnetiche. Ma per fare il radar a quei tempi, si parla degli anni fine, anni 30, e quindi era la tecnica ovviamente molto ancora acerba, seppur i progressi sono stati molti, occorreva un qualche cosa che permettesse di generare quello che è l'energia elettromagnetica da mandare contro gli ostacoli, e una parte di questa ritorna indietro, dei sistemi di rivelazione la fanno, Apparire come presenza di punti luminosi su uno schermo. Volevo fare un accenno al fatto che la natura ha fatto tante cose prima che le facessimo noi. Il pipistrello, eh, voi sapete, che emette de dei suoni che non riusciamo a, a sentire perché sono a 80 kg, cioè fuori dalla soglia nostra di frequenza uditibile, e il pipistrello emette, mentre emette per non assordarsi, chiude i canali uditivi che riapre appena finito di emettere, come fa il radar, quindi le stesse cose l'uomo le ha realizzate. C'è anche un'altra cosa in comune tra il pipistrello e il radar, perché il pipistrello usa un'elaborazione di segnale particolare, cioè fa i segnali che sono lunghi, poi dopo li schiaccia nel tempo per vedere gli oggetti con molto dettaglio, la stessa cosa si fa nel radar chiamato compressione di pulci, non entriamo in questi particolari. Ma la cosa importantissima era che a quei tempi, in termini del tutto originali, il professor Carrara fece la pentola, così chiamata, ce lo raccontava, molto bello. C'è un tubo, allora si parlava solamente di tubi di valvole a vuoto, infatti lo realizzò la Fivre, che era un'industria fiorentina. Fivre vuol dire fabbrica italiana, valvole radioelettriche. E questa pentola aveva la prerogativa di potere. Oscillare, cioè avere dalla corrente continua delle correnti alternate frequenze molto alte in grado di fare quelle microonde famose, e questo oscillatore permetteva di mandare energia dentro a dei condotti, poi all'antenna emessa questa energia di ritorno. Un particolare, tra l'altro, che io ho lavorato con il signor Lenzi, un tecnico di MAETA e radar che aveva lavorato col professor Carrara e il professor Tiberio all'epoca del primo radar italiano. Eh, tra parentesi, l'Italia assieme all'Inghilterra, agli Stati Uniti e alla Germania erano state le uniche nazioni che avevano messo a punto un sistema. Le altre nazioni del mondo non ci avevano lavorato, per dire che eravamo allineatissimi a quello che è il livello della cultura tecnologica del tempo. A proposito di cultura, consideriamo che... Perciò Carrari era con altri pochissimi italiani, ma anche nel mondo, in grado di poter conoscere queste energie che venivano emesse, diciamo trattate a frequenze molto alte. Ma questo è un presupposto essenziale: che siano frequenze alte, quindi microonde. C è una cosa che studierete in fisica: avete già studiato. Chi l'ha fatto tra lunghezza d'onda e frequenza c'è un rapporto inverso, mediato dalla velocità della luce nel mezzo, nel vuoto in questo caso. Scusate, non vado avanti in queste cose noiose e complicate. Ma l'importante era che Carrara aveva la cultura, e qui mi rilascio a quello che diceva il dottor Samoggia, di poter essere un partner ideale o un protagonista ideale, come volete, nel fare un oggetto che si basava sulla emissione di eh, questa energia. Questo... Ritorno al discorso che facevo prima. Questo signor Lenzi, mentre un giorno era su una specie di cabinotto che si spostava come nelle gru assieme alla, al radar, vide delle macchie e disse, ma forse sono aerei, non fu preso molto, erano gli aerei che bombardavano... Eh, Stavro bombardavano, bombardavano Livorno. E la bellezza di quei tempi era l'innovazione tecnologica, le cose brutte erano la guerra. Se tu, Franco, vuoi dare altri elementi di quello che era il rapporto umano, poi posso aggiungere io dopo altre cose con questo Sì, no, quello che mi piacerebbe sottolineare è questo, ossia al RIEC eh, dell'Accademia Navale di Livorno ci fu un incontro di quelli un po' misteriosi, che ogni tanto si verificano tra un signore che si chiamava Tiberio e che aveva, era un sistemista, era uno che aveva progettato questo, questo apparecchio e un uomo che aveva una grossissima specializzazione nel realizzare l'oggetto che era il cuore di questo, di questo radar. Va tenuto presente che Carrara aveva fatto la normale di Pisa insieme a Fermi, erano praticamente amici del cuore. Addirittura la tesi di Carrara fatta un anno prima è la premessa della tesi di Fermi. Erano molto vicini e avevano studiato queste onde che oh, avevano studiato i raggi X, quindi più piccine dei raggi X è difficile trovarle. Per cui era abituato a trattare onde molto piccole. Onde molto piccola cosa vuol dire? Che bisogna fare vibrare molto velocemente per ottenere delle frequenze molto alte, per ottenere delle onde molto corte. Cosa vuol dire onde molto corte? Vuol dire che se c'è un'onda che è lunga 500 metri, gli oggetti di 100 metri non li vedo. Se c'è un'onda lunga 70 cm, non vedo gli oggetti più piccoli di 70 cm. Per cui, capite l'importanza, a parte altre cose che ci sono e che io assolutamente non sono in grado di spiegare. L'altra cosa che io invece vorrei sottolineare e che mi sta a cuore, il professor Masotti è un ufficiale di marina, mio padre è morto molto probabilmente perché non si erano messi i radar sulle navi, ma quindi eh, ne posso parlare con disusione. La marina dette tutto quello che in quel momento era possibile dare. È vero che ci furono delle persone con le quali scontrò anche Cardara che potevano mettere un po' di di creare qualche problema perché questi due dovevano insegnare e non dovevano solo fare le altre cose. Non dettero il peso sufficiente, ma la Marina, all allora la Regia Marina, dette un contributo essenziale. Non solo, gli uomini furono senza dubbio eccezionali, furono fatti questi primi radar che furono anche installati dal professor Lombardini, fra l'altro che era un mio collaboratore a un certo momento, già nel 1900. 39-40 mi pare, dopo la battaglia di Capomata. E furono fatti Tiberio, Carrara e Quattro Gatti, dall'altra parte negli Stati Uniti c'erano 2000 persone, tra cui una decina di Pietre Premi Nobel, insomma questo è un confronto che Carrara ogni tanto faceva, Dice, certo quando vidi loro... Mi resi conto che quello che avevo fatto io era ben misera cosa, ma se pensavo che l'avevo fatto con quattro meccanici e insieme a Tiberio e di là c'erano tutte quelle altre persone, mi sembrava di essere abbastanza bravo. Questa è la cosa importante. Ehm, cosa si può dire di altro? Tante cose su Carrara. Ci ho scritto un libro, ma credo che forse l'altra cosa che potrebbe dire Masotti meglio di me è la. Carrara era un ricercatore, uno scienziato, uno che applicava e che quindi ha fatto l'azienda dove io ho anche lavorato con lui. Ma un'altra cosa eccezionale era: era un grande maestro. Come spiegava le cose, Carrara era unico. Qualcuno diceva che era perfino pericoloso perché le spiegava così, che sembravano così semplici, che poi quando si andavano a ridire erano complicate. Quindi, io passerei un momentino. La parola a Leonardo Masotti su te lo ridico io con parole mie per vedere se ho capito bene. <ride> sì, infatti era questo il modo di interagire con i suoi allievi e io ho l'onore di essere stato suo allievo. Cioè, eh, gli si raccontava gli sviluppi di quelle ricerche che facevamo e lui faceva proprio questa frase, cioè, ci ridiceva le cose che noi gli raccontavamo per vedere se aveva capito bene. Molte volte ovviamente aveva capito bene, altre volte magari andava anche un po' più avanti, e questa era la bellezza di un maestro. Ma la cosa anche importante effettivamente è l'aspetto didattico, ma anche realizzativo. Io eh, ho fatto una vita, diciamo, eh, voglio usare di dire, parallela alla sua, nel senso molto più modesto, perché forse me l'ha inculcato lui, forse la passione interna, che era poi comune alla sua di essere un ingegnere, cioè di concepire le cose, realizzarle e vedere che funzionano bene. E alla fine, quando ci fa l'industriale, bisogna anche riscuotere, altrimenti l'industria non ha i fondi per continuare a fare ricerca. Ecco, anch'io ho avuto da lui tantissimi insegnamenti. Ho avuto l'onore di poter insegnare all'Accademia su un corso parallelo che nacque per insegnare ad altri ufficiali le cose che insegnava lui. Questo è stato un bellissimo per me soddisfazione e ho scritto un libro di microonde ma mi ricordo che questa era una cosa scusate ma la usava anche il professor Carrara perché avevo aggiornato alcune cose che mi aveva insegnato lui e questa è la bellezza e io faccio una raccomandazione ai giovani che potranno ascoltare queste cose la vita è bella se la si prende con molta serietà ogni cosa che si fa con molta profondità con molta anche sacrificio ma è un sacrificio piacevole quando si approfondisce crea un futuro, crea un aumento di quello che è la capacità, l'energia che l'uomo ha, che in tempi di pace soprattutto sono elementi che lo fanno progredire. Raccomando quindi di seguire questi esempi di grandi uomini. E un ultimo accenno, questo magnifico momento storico aveva anche posto la possibilità di porre assieme personaggi di altissimo valore personaggi che avevano lavorato, ripeto, seriamente e che hanno lasciato uno strascico enorme per quello che sono poi le generazioni successive, per la disciplina, da un punto di vista scientifico, per le cognizioni, eccetera. Per chiudere con una, se dobbiamo chiudere, penso che i tempi siano arrivati, e si parla di quello che il lavoro, come il dottor Samoggi ha richiamato prima, ha fatto negli Stati Uniti sul radar, furono scritti 34 volumi. 34 volumi che sono ancora attualissimi per quello che sono i contenuti tecnici e tecnologici. È stato dovuto alla guerra, purtroppo, ma un impulso di avanzamento scientifico e tecnico favoloso, stupendo. Ci si leggono ancora cose che non abbiamo ancora rivissuto, a cose ancora originali. Grazie. Lo Scolnick è uno di quelli, ma i 34 volumi erano proprio è quello che erano dedicato. Alle, dalle saldature alla fisica degli elettroni. Il famoso magnetron che fu inventato, fu inventato pensando, brutta cosa, a un revolver e gli elettroni venivano utilizzati come eh, moto che provocava delle onde molto corte perché il campo magnetico con questi fori, queste cavità, veniva fatto ruotare velocemente per fare queste onde molto molto corte.